Benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Apriamo con le celebrazioni del primo anno da vescovo di Don Andrea Andreozzi e ci colleghiamo con Filippo Pucci che si trova a Caminate di Fano dove sono in corso due momenti importanti. A te Filippo. Sì Marco, buonasera, buonasera anche a tutti i telespettatori di Fano TV. Ci troviamo a Caminate di Fano, dove qui oggi vengono celebrati i Santi Filippo e Giacomo, nella chiesa che vedete qui alle mie spalle a loro dedicata. Una giornata di festa, una giornata di preghiera, tanti fedeli ma anche tanti cittadini che non sono voluti mancare. Ma la giornata di oggi è anche l'occasione per festeggiare il primo anniversario della nomina a vescovo di Don Andrea Andreozzi da parte di Papa Francesco, che esattamente il 3 maggio del 2023 lo ha nominato vescovo della nostra diocesi, quella di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola. Noi poco fa lo abbiamo incontrato, lo abbiamo intervistato, ci ha concesso alcune domande e adesso chiedo alla regia di mandare in onda il contributo video e poi, una volta terminata l'intervista, la linea può tornare direttamente allo studio. Don Andrea, esattamente il 3 maggio del 2023 veniva nominato vescovo dal Papa. Che cosa ricorda di quel momento? Fu una giornata molto emozionante, convulsa, perché arrivarono tantissimi messaggi. Io mi recai al mattino da Assisi a Fermo in cattedrale e insieme all'arcivescovo Rocco Pennacchio venne dato l'annuncio lì nella chiesa di Fermo, alla mia diocesi, e contemporaneamente nella cattedrale di Fano venne portata la notizia anche a questa chiesa. Quindi di solito queste cose si fanno in contemporanea. L'emozione era molto forte e ricordo veramente le tante persone che mi salutarono, vennero a portare il loro messaggio di auguri. Ecco. Da lì poi in avanti si è aperto un periodo molto intenso che ha portato quasi un mese dopo, al 18 di giugno, all'ordinazione in cattedrale a Fermo, quindi al rito di consacrazione, di ordinazione, e poi ancora 2-3 settimane dopo, al 9 di luglio, all'ingresso ufficiale a Fano e alla presa di possesso, chiamiamola così, all'inizio del ministero episcopale in diocesi, ecco. Oggi questa comunità, ma tutta la comunità fanese, festeggia con lei. Che emozione le ha fatto? Bella, non sapevo di questa sorpresa organizzata da Don Alessandro qui a Caminate nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo. Avevo parlato con lui tempo fa e avevamo previsto questo momento, lo pensavo in maniera molto più ridotta, poi sono venuto qui e ho trovato veramente tanti elementi per far festa, tanti motivi e anche tanta gente, quindi non me l'aspettavo, c'è stata veramente una sorpresa, lieta, gradita. E ecco, quindi sono contento e ringrazio questa comunità e tutta la diocesi naturalmente. Tra qualche mese invece festeggerà il suo ingresso nella diocesi, esattamente il 9 luglio. Com'è stato questo primo periodo per lei nella nostra città? È stato un periodo di conoscenza, di acquisizione di consapevolezza, di responsabilità, di prima assunzione di qualche compito e anche ho affrontato i primi passi insieme. E quindi è stato un anno intenso, un anno dove ho cercato di conoscere più possibile, un anno di grande cordialità e anche di grande aiuto nell'inserimento che mi è stato dato, quindi un anno bello, ancora non siamo arrivati a un anno, ma ecco, spero che questo annuncio che venne dato il 3 maggio dell'anno scorso possa risultare una buona notizia, almeno da qui in avanti, ecco, e non una disgrazia. In ultima battuta, Don Andrea, che cosa si sente di dire ai fanesi in occasione di questa giornata e soprattutto quali sono i suoi prossimi passi all'interno della diocesi? Ma ai fanesi e a tutti gli abitanti della diocesi, quindi a tutte le varie zone pastorali, fino a Cagli, Pergola, Fossombrone, a tutti, un grazie sincero. E poi un invito a camminare insieme. La Chiesa in questo tempo vive proprio il tempo del Sinodo e quindi camminiamo insieme per uscire un po' da noi stessi e dalle nostre, diciamo,
aree più protette, dai nostri ambienti più sicuri, per lanciarci verso una missione che ci aspetta e che è una missione in questo bel territorio, in questo ambiente dove il Vangelo è arrivato tanto tempo fa, è accolto, è vissuto e ci chiama a spenderci ancora, a donare la vita. Grazie Don Andrea e buon cammino. Grazie a voi.